Incontriamo nuovamente il filosofo Federico Sollazzo per una conversazione intorno alla questione della comunità del futuro e della sua possibilità. E purtroppo per la banda non arrivo a utilizzare audio e video e quindi da parte mia sarà come alla radio. Buonasera, Federico, Buonasera. che non veda, vediamo di formulare quella questione che avevamo lasciato nell'ultima conversazione, ovvero quale può essere, diciamo, una società, una comunità che non poggia più sulla teologia politica. E rispetto a questo avevamo fatto un riferimento al libro La comunità che viene, Siamo fatti in tempo a sentire la domanda, posso? Sì, siete online. Di Ok. nuovo ci scusiamo Allora, per sì. l'incontinenza. Sì, prego, Sì, prego Federico. volevo certamente riprendere, mi ricordo questo filo che abbiamo lasciato qualche tempo fa con l'ultimo video, e volevo però arrivarci facendo, se sei d'accordo, qualche passo indietro per poi riprendere appunto quel discorso. Cioè, innanzitutto, forse è utile specificare come intendo, e sicuramente anche te. Il termine comunità, nel senso, quando abbiamo pensato insieme a questo titolo, come io ho inteso questo termine che può essere letto in modi diversi. Innanzitutto, come non l'ho inteso, e suppongo neanche te, ovvero non ho inteso comunità nell'accezione di comunitarismo, cioè possiamo dire come nomos della terra, legge della terra, cioè legge delle piccole patrie che sono caratteristiche nelle loro le tradizionali specificità e che fondamentalmente ruotano attorno a questioni di tipo territoriale, ma non solo, perché una piccola patria si può costituire non soltanto intorno a una questione territoriale, ma anche attorno ad esempio ad una comunanza religiosa, una comunanza politica, una comunanza etnica e così via. Ecco, non ho pensato al termine comunità nel fare questo titolo in questa accezione. E non ho pensato al termine comunità neanche riferendomi al modo in cui ormai, il modo ormai storico in cui Tonnis definisce la comunità, distinguendola dalla società, in quel famoso e fortunato volume intitolato proprio Gemeinschaft e Gesellschaft, cioè comunità e società, nella quale definisce la comunità come l'insieme delle relazioni biologiche, quindi fondamentalmente di sangue. E la società invece come quell'insieme delle relazioni formali o istituzionali o in qualche modo burocratico e amministrative. Ecco, insomma, non ho inteso comunità né come legge della terra né come legge del sangue, ma se vogliamo dirlo in estrema sintesi, l'ho intesa come la potremmo definire insieme delle forme di vita. Può sembrare così di primo acchito una definizione semplice e assolutamente non esaustiva, ma innanzitutto penso che segna una differenza rispetto alla possibilità di intendere la comunità come legge della terra o legge del sangue, perché le forme di vita non rispondono né alla legge della terra né alla legge del sangue. E poi iniziamo ad avere a che fare con questo termine, ovvero quello appunto di forme di vita, che è uno dei termini fondamentali all'interno del vocabolario di Agamben, al quale piano piano vorrei arrivare. Infatti tu ricordai ad esempio in precedenza il libro La comunità che viene. Per arrivare a quello che mi chiedeva in apertura Giancarlo, cioè riprendere il filo del discorso che nei termini di Agamben è intitolato come il suo libro La comunità che viene, io vorrei in maniera assolutamente non esaustiva, ma soltanto indicativa, estrarre alcuni elementi dal pensiero di tre importanti autori che si sono dedicati all'analisi di questo argomento, dell'argomento del tema della comunità, e che sono fondamentalmente Jean-Luc Nancy, Giorgio Agamben, appunto, e Roberto Esposito. Ora, innanzitutto devo precisare, prima di iniziare questo breve discorso, che non voglio assolutamente, non è mia intenzione qui, ricostruire il loro pensiero neanche in maniera sintetica, perché dato il tempo a disposizione non sarebbe assolutamente possibile, sarebbe ingiusto nei loro confronti e sarebbe presuntuoso da parte mia, quindi non sto qui per cercare di ricostruire neanche sinteticamente il loro pensiero, che meriterebbe per essere ricostruito, seppur in breve, molto più
molto più tempo, e quello che voglio fare è semplicemente invece estrarre quasi chirurgicamente qualche elemento dalla loro opera che ritengo possa essere particolarmente significativo. Mi chiedo appunto, come dire, appena per riprendere un aspetto, quale sia stato in quel libro il progetto politico, diciamo, di Agamben, no? Che ha puntato tutto, diciamo, sulla nozione di singolarità qualunque, no? Che è questa indagine che viene fatta intorno al soggetto della trasformazione della società, insomma, che in altri autori, in altri libri, per fare un riferimento a Toni Negri, dà tutt'altri risultati. Prego. Sì, stavo dicendo prima che volevo infatti arrivare a quel tipo di discorso che mi ricordo era rimasto in sospeso l'altra volta, e però volevo arrivarci facendo una qualche premessa su questo argomento così grande della comunità. E dicevo prima che secondo me è utile richiamare il contributo di alcuni autori in particolare che non sono solo Agamben, ma anche ad esempio Nancy e Esposito, ma volevo specificare che non vorrei qui assolutamente ricostruire il loro pensiero neanche in maniera sintetica, perché necessita e merita di un altro tipo di tempo, un altro tipo di calma per ricostruirlo. Volevo soltanto però estrarre qualche elemento dal loro discorso che a mio parere può essere utile per costruire qualcosa di ulteriore. Ad esempio, se estraiamo in maniera brevissima e chirurgica, se vogliamo estrarre in maniera brevissima e chirurgica qualcosa dal libro La comunità inoperosa, quindi un titolo che in qualche modo si affianca a quello di Agamben, di Nancy, La comunità inoperosa di Nancy, allora possiamo ricordare come il fondamento del discorso di Nancy è quello di rimuovere qualsiasi tipo di essenzialismo dalla idea di comunità. Cioè, una comunità non deve, per essere tale, assolutamente ruotare attorno a qualsiasi tipo di fondamento, sia esso un fondamento ontologico, metafisico, religioso, storico e così via, perché dal fondamento inevitabilmente ne deriva il finalismo di quella comunità, e quindi tutto quel discorso di cui abbiamo già parlato in altre occasioni relativo alla strutturazione di un telos e quindi alla sottomissione delle persone ad un ordine teleologico che le rende semplicemente funzionari di quel telos, l'esempio di Eichmann in Arendt e così via, e di questo abbiamo già parlato, e mi sembra interessante notare come l'applicazione, possiamo dire, all'interno dell'ambito del discorso sulla comunità di questo significa prendere coscienza, come fa Nancy, prendere visione, prendere atto del fatto che una comunità non deve avere nessun tipo di fondamento essenzialistico, perché laddove c'è un'essenza poi c'è immediatamente anche un fine e tutto quel tipo di discorso. In Agamben, come dicevi tu poco fa, c'è questa apertura, possibilità, soluzione nei confronti di questo soggetto impersonale, ma come è strutturato questo percorso che ci porta fino a questa impersonalità, all'impersonalità delle forme di vita, lo definisce Agamben. Per questo prima, nella prima parte del collegamento, dicevo che possiamo intendere la comunità in maniera sintetica come un insieme di forme di vita, perché mi riferivo proprio alla terminologia di Agamben. E però per arrivare a questa terminologia dobbiamo, almeno in maniera estremamente sintetica, ripercorrere un minuscolo tratto del pensiero di Agamben, che è molto più esteso, ovvero quello fondamentalmente che rimanda al discorso sull'homo sacer, su questa figura e su questo concetto che lui ha introdotto all'interno dell'ambito filosofico, definendo, come è abbastanza noto, l'homo sacer come quel tipo di uomo che non è sacrificabile ma è uccidibile, cioè quel tipo di uomo che sta al di fuori della comunità politica, viene messo al di fuori della comunità politica, quindi la sua vita appartiene nella tradizione antica, ad esempio, la sua vita appartiene agli dèi perché non fa più parte del mondo degli uomini, e non facendo più parte del mondo degli uomini la sua vita non è neanche più normata dalle regole che normalmente sono tipiche del mondo umano, come ad esempio quella di sanzionare l'omicidio. Per questo è una vita non sacrificabile, ma
uccidibile senza nessun tipo di conseguenza, senza nessun tipo di sanzione, perché la sua vita, perché uccidere chi non fa parte della comunità politica non è più omicidio. E è molto interessante notare, ripeto, ora qui procediamo soltanto a flash, un po' a macchia di leopardo, è molto interessante notare che questo discorso Agamben lo lega alla divisione tra quella che lui definisce essere la vita come Zoè e la vita come Bios. Cioè la vita come Zoè è la vita senza alcuna determinazione, la vita in quanto vita, senza nessun attributo, semplicemente il fatto di vivere. E la vita come bios invece è la vita qualificata, la vita con degli attributi, la vita con delle caratteristiche. E la vita dell'homo sacer sta nell'ambito della vita in quanto zoè, cioè della vita non qualificata, della vita che in altri termini sempre Agamben definisce come nuda vita. Quindi la nuda vita è semplicemente la vita in quanto tale che è esclusa da un ambito politico, in quanto tale è uccidibile. Ora però quello che esempi di nuda vita sono ad esempio l'ebreo all'interno del nazismo, uccidibile senza incorrere nell'omicidio, o il militare in qualsiasi tipo di guerra, o l'immigrato all'interno della realtà odierna, quotidiana, dei centri di accoglienza, centri di permanenza, all'interno dei quali appunto non ha nessun tipo di attributo, è semplicemente vita senza nessuna qualificazione, in attesa di essere qualificata e quindi accettata all'interno del corpo sociale, perché fin tanto che sta nel centro di permanenza non fa parte della comunità politica, perché è appunto soltanto nuda vita. E la cosa interessante secondo me è notare che anche questa nuda vita è in realtà strutturata, formata e codificata da quello che Agamben chiama potere sovrano, perché è il potere sovrano che distingue tra Zoè e Bios. È il potere sovrano che distingue tra vita con delle qualità, vita con degli attributi e vita senza nessuna qualità, cioè nuda vita. E allora non è vero che la vita nuda sta completamente al di fuori dei margini del potere. La vita nuda sta dentro l'ambito e la dimensione del potere, così come la vita con delle qualificazioni, solo che ci sta dentro nella forma dell'esclusione dal corpo politico, ma sta pur sempre dentro il margine del potere sovrano, perché è il potere sovrano che ha deciso che quella vita deve stare fuori dalla dimensione politica. Quindi è pur sempre una decisione del potere sovrano quella di istituire la nuova vita. E per questo Agamben, e qui arriviamo a quello su cui mi sollecitai all'inizio, per questo Agamben poi si riferisce alla possibilità di pensare una forma di vita, appunto, una forma di vita che non sia né vita con delle qualità, né vita con degli attributi, perché gli attributi costituiscono sempre le maniglie del potere, costituiscono sempre la presa sulla quale il potere usa per afferrare la vita, ad esempio definire la vita da un punto di vista scientifico come un insieme di reazioni biologiche e neuronali, o definire la vita, non so, da un punto di vista politico come l'appartenenza ad una certa cittadinanza e così via, significa essere sottomessi a queste categorie che il potere usa poi per afferrare, manipolare, amministrare la vita. Quindi lo scopo è quello di non offrire delle sporgenze al potere, sporgenze che può afferrare per manipolare, per costruire, per amministrare la vita. E però la cosa interessante è che anche la nuda vita, nonostante non abbia delle qualificazioni, sta all'interno dei margini del potere, quindi non possiamo dire che la nuda vita è la soluzione è una soluzione che ci pone al di fuori dell'ambito del potere. Cosa ce ne pone al di fuori? Invece per Agamben, questo è quello a cui ti riferivi, è la transizione, possiamo dire, dalla nuda vita alla forma di vita. E che cos'è la forma di vita? La forma di vita anche è una vita senza qualificazioni, senza attributi, e non avendo attributi non può essere afferrata dal potere, però questa volta questa assenza di qualificazioni non è decisa, non è codificata dal potere, ma è decisa dallo stesso vivente. Quindi è una forma di vita senza attribuzioni, ma decisa in quanto tale dallo stesso vivente. Ora, secondo me si può fare un passo in avanti, forse era questo che mi chiedevi, si può fare un passo in avanti rispetto a questa argomentazione per la importanza, per l'interesse che questa argomentazione ha, e quindi per non lasciarla così, ma renderla un frutto che può dare
altri risultati. E fare un passo avanti. Non sono sicuro di riuscire a porti questioni, Federico. Sì, se volevi farmi una domanda, certo. Ritorno un po' alla domanda iniziale, cioè qual è quella società che un attimo risento la mia voce. E qual è quella società, se si può appunto identificare qualche termine, che non poggi più sulla teologia politica? Perché mi sembra che anche la è una dicotomia quella di Agamben tra Zoè e Bios, cioè è una forma di divisione che è presunta venire dall'alto, no? Tu parli che è il potere sovrano che fa questa divisione, ben lasciando la Zoè come la vita esclusa. Ma appunto questo potere sovrano non è ancora potere teologico, detto così. Qual è quel potere che non è sovrano? O anche una domanda molto più semplice, qual è quel potere che è democratico? Ho concluso come questione e spero che la linea funzioni. Sì, che non è teologico, a me personalmente piace di più perché non rimanda a tutti gli equivoci sui quali oggi ci troviamo ad avere a che fare con il termine di democrazia che abbiamo ridotto ad un meccanismo insignificante. Sì, certamente rimane questo tipo di problema, cioè il problema della teleologia. È interessante vedere come io credo che rimanga una traccia di questo problema anche nella soluzione di Esposito che accennavo all'inizio, perché seppur il percorso di Esposito è molto diverso da quello di Agamben perché riguarda questo meccanismo, come sappiamo, di formazione della comunità attraverso dei processi immunitari, cioè perché la comunità è quel qualcosa che non ha ragione di stare insieme, che non c'è nulla che la tiene insieme, e quel qualcosa che la tiene insieme è l'immunizzazione della comunità dalla sua possibile sparizione. E quindi quando andiamo a formare dei contenuti simbolici attorno ai quali si crea comunità, non so, ad esempio una comune etnia, una comune religione, una comune appartenenza territoriale e così via, in realtà stiamo creando delle comunità immaginarie che non esistono e che noi creiamo artificialmente per creare questi meccanismi immunitari attorno ai quali dare comunità, attorno ai quali costruire una comunità che altrimenti non ha motivo di esistere, non c'è niente che possa tenere insieme una comunità. E anche lui arriva ad una soluzione molto simile, seppur percorrendo una strada invece molto diversa, a quella di Agamben, cioè appunto la possibilità di avere un soggetto che sia impersonale, in quanto impersonale, non dotato di caratterizzazioni e così via. Rimane però, infatti, il pericolo, diciamo quantomeno il pericolo dell'ordine teleologico, cioè del fatto di avere a che fare sempre con un'autorità superiore, con un potere superiore, che siano per esempio anche semplicemente le forme di sapere che consapevolmente o meno abbiamo codificato nel corso dei secoli fino ad arrivare all'epoca contemporanea e che ci danno l'ordine e l'orizzonte all'interno del quale pensare e pensarci. E infatti il discorso al quale volevo alludere come possibile contributo ulteriore alle argomentazioni importanti di Agamben e Esposito era quello di non fermarci ad intendere la vita come quel qualcosa che è semplicemente privo di determinazioni, forma di vita o soggetto, nel linguaggio di Agamben forma di vita, soggetto impersonale nel linguaggio di Esposito, perché così possiamo essere al di fuori del potere sovrano e così via. Perché se noi facciamo così, innanzitutto c'è il problema che ponevi te da principio, cioè il fatto che questa nostra operazione è comunque un'operazione che avviene all'interno dell'orizzonte discorsivo e dell'ordine concettuale di un certo tipo di sapere all'interno del quale inevitabilmente ci troviamo collocati, e quindi ritorna quantomeno il rischio, se non la certezza, della problematica teleologica. Un altro problema, a mio parere, è quello di non poter dire che la vita è semplicemente quel qualcosa che è privo di qualificazioni, perché la vita ha delle qualificazioni. Senza qualificazioni, senza attributi, la vita non potrebbe neanche essere vissuta, perché ad esempio il fatto che noi abbiamo determinate necessità biologiche, già quella è una qualificazione, e avendole dobbiamo soddisfarle, altrimenti non possiamo vivere. Quindi non possiamo fermarci a dire che l'assenza di qualificazioni ci pone fuori dall'ambito del potere. Per le due questioni
che dicevamo, una sollevata da te e una che faccio notare adesso, cioè il fatto che la vita in tutti i casi ha delle determinazioni e delle attribuzioni. E peraltro dicendo che siamo privi di qualificazioni, ora per inciso, secondo me verrebbe meno anche una caratteristica che invece è fondamentale nella vita del vivente uomo, cioè quella di poter trascendere la natura e il presente. L'uomo si differenzia dagli animali perché può trascendere la natura, cioè può dire di no alla natura, gli animali invece sono obbligati sempre a dire di sì alla natura, e anche perché può trascendere il presente e presentificare il futuro con l'immaginazione, la fantasia e così via. Già queste sono delle qualificazioni, ad esempio. E allora come possiamo fare? Perché sembra che siamo, per così dire, tra l'incudine e il martello, cioè da una parte accettare il fatto di essere qualificati, ma così ci troviamo all'interno di un ordine teleologico, o dall'altra tentare di sottrarci a questo ordine teleologico fuggendo da qualsiasi possibile qualificazione, ma questo, oltre che nel mio modesto parere impossibile, comunque ci lascia lo stesso all'interno del rischio della teleologia, perché le coordinate con cui abbiamo a che fare sono quelle del sapere che si è codificato nell'arco dei secoli. Allora ci deve essere una terza via, e questa terza via, a mio parere, è quella di pensare al fatto che abbiamo ovviamente delle qualificazioni, delle attribuzioni, volenti o nolenti le abbiamo, è inevitabile che sia così, e quindi quello che dovremmo fare è essere consapevoli del percorso genealogico che ha portato alla codificazione delle caratteristiche che abbiamo oggi. Ovvero, se io oggi mi intendo in un certo modo, da un punto di vista, da un certo punto di vista scientifico, da un certo punto di vista politico, da un certo punto di vista religioso e così via, questo significa che c'è stato un percorso religioso, un percorso genealogico che ha portato alla strutturazione di determinate forme di sapere attraverso le quali mi intendo, mi autocomprendo oggi. E al di fuori delle quali non potrei comprendermi, perlomeno non nella maniera in cui mi intendo all'interno di questo. E quindi quello che dovremmo fare è sforzarci di non assumere le caratteristiche, l'ordine di discorsi, l'ordine di pensiero con il quale abbiamo a che fare, come se fosse già dato. Posso farti un'ultima questione? Abbiamo ancora pochi minuti, diciamo circa tre minuti. Ti sento, Giancarlo? Sì, mi accorgo che è molto importante il modo in cui appunto si è costruito il sapere e si è costruito il pensiero. Per venire a qualcosa di molto attuale, oseresti dire che è più la forma di pensiero dell'oligarchia finanziaria che è responsabile rispetto alla responsabilità dei singoli? Beh, allora, volevo completare un minuto quello che dicevo, perché forse già c'è la risposta, cioè essere consapevoli delle forme genealogiche del sapere con il quale abbiamo a che fare, con il quale, attraverso il quale quindi ci autocomprendiamo, significa non assumere queste categorie come se fossero già date, prive di un passato, prive di una storia, ma sapere che hanno un certo tipo di percorso, e neanche assumerle come se fossero immodificabili. Sono già date, modificabili e oggettive. L'unica operazione che posso fare con queste è essere investito da loro e accettare di ragionare nei loro termini. E invece quello che dovremmo fare è dare in altra occasione l'ho definita, avere una risignificazione delle parole, cioè un percorso di ricostruzione genealogica del perché siamo arrivati all'interno di un certo ordine concettuale e come intendiamo questo ordine oggi e perché lo intendiamo in una certa maniera, cioè non soltanto assumere un dato perché è dato, ma vedere qual è la nascita, la genealogia di quel dato. E per questo, ad esempio, nel libro che grazie a te abbiamo potuto presentare anche qui nel mio ultimo volume, mi riferivo alla risignificazione di tre lemmi fondamentali dell'epoca contemporanea, che sono totalitarismo, democrazia e etica pubblica, attraverso i quali possiamo avere una conoscenza anche del percorso che ha portato alla strutturazione di questa società. E quindi, rispetto a quello che mi chiedevi un istante fa, cioè se è più importante, se è più formativo, se è più
performativo e penetrante la struttura finanziaria, ma io direi più che finanziaria, tecnologistica e efficientista, all'interno della quale ci troviamo, la responsabilità del singolo, la risposta è che la responsabilità del singolo inizia laddove c'è la consapevolezza di trovarsi all'interno di un certo ordine che possiamo qualificare, come dicevi tu ad esempio prima, finanziario, possiamo qualificare, io direi, come un ordine tecnologistico, efficientista e così via. Nel momento in cui c'è la consapevolezza di trovarsi all'interno di questo ordine e di quale è stata la genealogia che ha portato alla formazione di quell'ordine, allora si può prendere anche posizione nei confronti di quell'ordine, nei confronti del nostro comportamento da tenere dentro quelle circostanze. Ma se non si è consapevoli dell'ordine concettuale e anche pratico e anche materialistico, ovviamente, all'interno del quale ci troviamo, allora la responsabilità da un punto di vista morale non si pone. Bene, ed è questo... dico, siamo giunti alla conclusione. Sì, ed è questo, dicevo, infatti, il discorso che fa la Arendt quando attribuisce ad Eichmann una responsabilità giuridica che però non è una responsabilità morale. Ok, Federico, io purtroppo ho sì, io mi scuso per i problemi tecnici perché ho 10 secondi di tempo tra il tuo parlare e il funzionamento del telefono. Questo ultimo aspetto è molto interessante e forse è su questo che potremmo darci un appuntamento più avanti, ovvero sulla, chiamiamola così, insomma, sulla linguistica della vita, no? Su questa linguistica che non è quella corrente, che non è quella che lascia le parole codificate. Certo. Io ti ringrazio per la conversazione di questa sera, mi scuso con gli ascoltatori per tutti questi problemi di comunicazione e ti lascio e lascio a te fare i saluti, io ringrazio tutti, alla prossima. Grazie Giancarlo e alla prossima occasione.